condensazione del gas, trattamenti vari per pulire il gas e trasformarlo poi in biometano, una torcia che verrà accesa tutte le volte e mediamente in questi impianti sarà accesa 1000 ore l'anno, cioè quando il gas non è buono non lo possono pulire, perché non è ricco di sostanze che possono essere trattate, viene bruciato, perché se non liberassero in aria è 33 volte più inquinante dell'anidride carbonica e di conseguenza è un clima alterante, come si suol dire, e di conseguenza viene bruciato, ma bruciare significa emettere comunque una serie di sostanze tossiche nell'aria e nel suolo. Pulizia della parte liquida del digestato e parte solida insieme al verde lavorato da quella specie di compost che loro se lo vendono come compost di alta qualità. Ci sono due caldaie, una a gas e una a gasolio da 690 kW, significa, se avete la caldaia a casa sapete benissimo, 600.000 kcal. Io mi sono fatto un conto, potrebbero essere benissimo 80 circa 80 appartamenti da 80 metri quadri e se ci mettiamo un fattore di contemporaneità arriveremo a quasi 100 appartamenti da 80 metri quadri. Questa è un po' la realtà. Arriva, visto dall'interno, arrivano i rifiuti, vengono trattati, separati, vagliati, gli si toglie la parte ferrosa e la sabbia, la plastica. Questo è il materiale che deve andare in discarica, quindi non è che produce soltanto biometano, produce una miriade, 8.000 tonnellate, forse 10.000 all'anno di materiale che va portato in discarica. Questo è l'interno di quelli che sono i cosiddetti digestori, dai, che hanno bisogno di essere sempre smussi. Qui si produce il biometano si produce in un certo modo, la separazione liquida solida, il verde che viene triturato, messo insieme e produce questa sorta di compost. Si pulisce il biogas e si ottiene il biogas che potrebbe essere incenerito per fare energia elettrica. Dopodiché si pulisce il biogas con un sistema detto upgrading, cioè pulizia, e si forma questo benedetto biometano che viene venduto o sulla rete pubblica o per l'autotrazione ai distributori. Questi signori ancora non lo sanno quale scegliere, ma tante cose non sanno, perché la legge gli permette di presentare il progetto prima che ci siano dei chiarimenti da parte dei GSE, ha emesso le ultime, GSE gestore servizi energetici, ha emesso le ultime delibere, però ci sono ancora, questo è il tipo di caldaia più o meno, insomma, questa è la torcia che brucerebbe, questo è il biofiltro dove si pulisce tutta l'aria che circola dentro questi capannoni. Qualche sera fa i ragazzi non mi credevano quando gli dissi, dico attenzione, sono 1800 metri cubi di sostanze dove l'ultimo passaggio dell'aria che dopo qualche anno sono ricche di una serie di elementi altamente tossici. Sapete che cosa ci fanno? Li rimettono nel circolo perché comunque sono elementi per loro organici. Il materiale è organico, l'arricchimento di tutte quelle sostanze, mercaptani, ammine, acidi organici, aldeidi, eccetera, eccetera, allora non gliene frega niente perché comunque arriva nel compost, quindi tutto a posto. Le criticità sono tantissime, rumore, sversamenti, trasporti, contaminazione delle falde, produzione di reflui, la stessa miscela esplosiva. Nel compost ci sono metalli pesanti, sali, prodotti farmaceutici, perché noi stessi che facciamo l'organico lo separiamo quando facciamo la raccolta differenziale, voi questo problema non ce l'avete ancora e qua secondo me, signor sindaco, bisognerebbe aprire anche un discorso rispetto a quella che è la bassa percentuale ad Artena di raccolta differenziale, bassissima. I mezzi loro dicono 7, io dico molti di più,
molti di più, non considerano quei 7 sono in entrata e in uscita, non considerano il materiale che viene trasportato a discarica, non considerano le 2 pale meccaniche che lavorano continuamente nell'impianto. State tranquilli che dopo faremo i conti e vedremo anche quanti di questi inquinanti, no, in milligrammi per chilometro, perché dopo partono da lì ma devono attraversare tutta Artena per andare molto probabilmente all'autostrada. Quindi l'inquinamento è per chilometro, come ci dice la legge. I fanghi di depurazione, nei fanghi di depurazione c'è di tutto, c'è di tutto. Pensate a quello che vi può cadere nel water, o quello che ci buttate, o quello che buttate come detersivi, come acidi, c'è di tutto. E questo va comunque nel compost. Il vento che tira in questa area fa sì che comunque anche gli altri paesi ne risentano. Questi impianti possono esplodere, qui ce ne sono 2 esempi, ma tranquilli, ce ne potrebbero essere 100 di queste fotografie. Inquinamento del suolo, la qualità del compost è assolutamente povera, per non dire, ci sono delle sentenze che dicono che questo compost può essere ammendante più che compost, è un ammendante che può essere utilizzato in agricoltura, altre sentenze ci dicono di no, però chi ci governa dà più retta alle sentenze a favore di questo club, che è un club di... queste sono 2 sentenze, una pro e una contro. Additivi chimici, idrocarburi nelle acque piovane dovute al dilavamento, in questo biometano, va bene, lo diremo, gli odori, per esempio loro fanno tutta una teoria sul fatto che non ci sono odori in uscita. L'odore non è normato per legge, non esiste una classifica o un riferimento unico. La regione Lombardia dà alcuni valori di unità odorimetriche, loro dicono noi ci rientriamo, però l'odore può essere, dipende dalla sensibilità delle persone, può essere dannoso per me e accettato da un'altra persona. C'è gente che abitava vicino a questi impianti che si è dovuto trasferire. E quindi emissioni anche da parte della caldaia. Dicono che loro utilizzano delle fonti energetiche non rinnovabili, rinnovabili, qui ho fatto un errore. Allora, questo è lo schema elettrico di questo impianto lato media tensione. Questo impianto non è come gli altri che produce anche energia elettrica attraverso un gruppo di generatore o cogeneratore per l'acqua calda e energia elettrica. Non ha questo impianto di produzione di energia elettrica, ma prende l'energia elettrica dalla rete. Sapete quanto prenderà? Dal conteggio che loro vi indicano, c'è un totale di apparecchiature che si avvicina a 600 kW. Quindi se io 500 normalmetri cubi, grosso modo corrisponde a 1 MW, questo è un impianto da 1 MW, ma 600 li utilizzano per se stessi. Quindi se non ci fossero gli incentivi per questi impianti non esisterebbero, non li proporrebbe assolutamente nessuno. Da una parte prendono energia elettrica dall'Enel, diciamo l'Enel, producono acqua calda che gli serve in continuazione con le caldaie, quindi vanno a sommare, ma l'energia elettrica che si produce, loro non menzionano che c'è un inquinamento per questi 600 kW, che dopo non prenderanno 600, hanno messo 2 trasformatori da 1000 kV, sono circa 800 kW. Quindi è un... cioè pensavano di fare una furbata, non dicono mai noi non produciamo energia elettrica, ma la furbata gli si rigira contro, state tranquilli. Ecco, per esempio, dati amministrativi del progetto, questo costerà circa 15 milioni di euro, perché qui non c'è l'IVA. Domanda che io faccio al sindaco, mi permetto di chiamarla in causa, ma perché non chiedere a questi progetti e a questi proponenti la fiduissione e la bancabilità? Io me la prendo anche con l'ufficio IVA, noi le abbiamo detto più volte,
noi vogliamo sapere la bancabilità di chi propone, cioè la copertura economica, anche perché se ci fosse un tentativo di realizzare l'impianto, te lo lasciano a metà perché salta tutto, deve intervenire il comune dopo per ripristinare l'aria. E questi non hanno lasciato né fiduciazione né bancabilità, cioè non ne parlano, tanto per essere chiari. Acqua, parlano di un pozzo esistente, vado veloce, ecco, sfatiamo pure un attimo il discorso che il metano non inquina, facciamoci una macchina a metano perché non inquina. Il metano inquina di meno rispetto alla benzina, rispetto a quello che può essere il gasolio. Però non esistono leggi che normano il biossido di zolfo, il benzene, la formaldeide, eccetera, eccetera, per quanto riguarda questi inquinanti nel metano. In Italia non esistono, quindi inquina di meno. Sì, è vero, inquina di meno, però non è detto che non inquina, assolutamente. Effetti tossici delle polveri sottili da questi impianti sono esistenti, dannosi, lo ammettono anche loro in fase di cantiere, anche se dopo dicono vabbè, sono in fase di cantiere perché non ci abitano persone molto vicine. A te l'amministrazione, mi permetto sindaco di fare un'osservazione. Io non sono riuscito a trovare il vostro patto dei sindaci, il SEAP. Ho visto che l'avete approvato, però non ho trovato il documento. Esiste il documento, è stato redatto. Perché se è stato redatto, come in tutto il resto dei paesi, soprattutto della provincia di Roma, contiene sul volere degli allora amministratori che oggi ristanno in regione, quindi sono sempre gli stessi, contiene una parolina magica che dice che il rifiuto può essere soggetto a recupero per valorizzarlo e fare energia elettrica. Allora io vi ho messo questa realtà di Cerveteri, perché? Perché a Cerveteri mettetela come vi pare, hanno modificato il SEAP, perché ogni due anni si può modificare, e hanno tolto questa postilla. Cioè questi proponenti, se vedono il vostro SEAP, si buttano a pesce. Se vedono altre proposte, tipo quella che è la delibera fatta con Zero Waste, si buttano a pesce. Allora, mi spieghi perché? Io spiego intanto quello che devo spiegare, dopo ci arrivo. Quindi non bisogna lasciare assolutamente dubbi, non si può dire impianti a freddo, non si può dire impianti di piccola quantità inferiore ai 30.000 perché non fanno male. Questo ti dovrei spiegare o dovresti capire. Quindi la vostra delibera, dal mio punto di vista, è una delibera assolutamente attaccabile, perché in questa realtà significa che ha aperto le porte a questi impianti. Questo è il vostro livello di frazione organica recuperata, sta intorno all'8%, è assolutamente bassa, ridicola, se mi permette l'eufemismo, e in questo passaggio dovreste verificare anche un attimo quello che loro dicono, o loro proponenti, cioè quella realtà è un E2, io in tutto il progetto l'ho letto due volte, saranno due, è un E3, perfetto. C'è più volte che c'è un errore di trascrizione, che c'è un errore da parte della regione, non si capisce bene se è N2 o N3, questo glielo faccio notare. Però è anche un paesaggio agrario di valore quell'area, quindi va tutelata, perché non è possibile che due particelle possano essere E3, il resto E2, non si consideri quello che possono essere le emissioni che cascano all'interno di quelle particelle dove esiste il pregio dell'area agricola. Il progetto, dicono loro, nasce dall'esigenza fortemente sentita da Atena nelle fasce dei comuni limitrofi di dotare anche l'area sud di una struttura idonea. Ma io non credo che l'avete detto voi, se lo sono inventato, perché loro dicono a Atena c'è questa esigenza, dobbiamo fare questo impianto. Probabilmente hanno sentito qualcuno che fa da reporter, portavoce. E vado avanti. Allora, basterebbero le direttive europee, la legge e la legge 156 per definire che questi impianti non vanno fatti. Ultima cosa, c'è stata ancora una volta una sentenza
che riavvalla il principio di precauzione e chiama il sindaco in causa in questi casi. Cioè il principio di precauzione dice: signori, io non lo so se inquinate, ma io ho il dubbio che inquinate, di conseguenza voi qua non ci mettete niente, sostanzialmente, ecco, lo riduco a pelle rossa. Però è questo, è stata ulteriormente convalidata dal Consiglio di Stato. Ho visto un manifesto, io posso capire, posso anche immaginare chi è che ha spinto quel manifesto, dove ci sono delle cose orrende, sia per la, come dire, la professionalità che esprimiamo tutti, no? E sia per le falsità che ci sono. E parlano di tecnologie avanzate, ma non c'è un confronto nel progetto di tecnologie avanzate. I progetti veri vanno sugli impianti, riprendono le situazioni, confrontano le varie tecnologie e dicono: scegliamo questa perché ci sembra la migliore. Qui parlano di genere, di tecnologie, no? Area industriale, il sindaco mi dice che è una zona in 3, basso impatto, impatto fonti rinnovabili, compost di qualità, e noi diciamo alto impatto, consumo di energia elettrica e scarsa qualità del compost. Il GSE a un certo punto si dice: ma se noi non fossimo in condizioni meritevoli, il GSE non ci darebbe gli incentivi. Non è vero niente, non c'entra niente. Spiegheremo qualcosa a proposito del GSE. Il GSE non fa l'analisi degli inquinanti. Il GSE vede soltanto se si corrisponde a quelle determinate caratteristiche per dargli gli incentivi. Punto. Non inquina falso, non emette odori falso, non sversa falso. Sbattimento gratuito della forza, qui si dice che c'è un accordo sostanzialmente con l'amministrazione per lo sbattimento gratuito della forza. Io non lo so se è vero, non lo so. Assolutamente no. Assolutamente no. Allora lei probabilmente con l'amministrazione dovreste fare un contro manifesto in cui dite: signori, ma che cosa dite? Con chi avete parlato? Qui dicono che c'è uno... un aiuto economico al comune per... No, non dice che c'è un accordo. Guardi, adesso io da qua non ci vedo, però se lei legge bene, c'è smaltimento gratuito della forza per Artea. Gli attacchi strumentali non ci preoccupano, rifiuto ricchezza, sì, ma per pochi, non per noi, non per i cittadini, state tranquilli. Questo, come dire, questo manifesto mi ricorda tanto un vecchio manifesto per gli amici di Genazzano, messo a Genazzano, dove la società proponente diceva chiaramente, la Marco Polo era questa la società proponente, coerente con la sua filosofia aziendale, sostiene e collabora da anni con le primarie associazioni ambientaliste e ci mette tutte quelle che sono per il ni, per il sì, per il forse e per il qua. Bene, allora, velocemente, dopo chiaramente, c'è tutto un mondo di affari. Il decreto sul biometano incentiva il biometano sia per l'emissione vera, ma soprattutto per la distribuzione nei distributori, quindi per il percorso di biometano per trasporti, scusate. Viene dal GSE, non salto tutta una serie di cose, per arrivare a dirvi che nel 2011, ma dopo arriveremo a dati ancora più sicuri, noi tutti abbiamo pagato qualcosa come 60, fino a, scusate, dal 2001 al 2011 abbiamo pagato 60 miliardi, io lo ripeto sempre in questa occasione, non milioni ma miliardi di incentivi a questi soggetti che producono le cosiddette energie o rinnovabili o assimilate. Queste non sono rinnovabili, queste sono assimilate. I nostri legislatori hanno trovato le scamotage. Sapete dove, e vi faccio vedere anche quando abbiamo pagato nel 2013. Allora, nel 2013 noi abbiamo pagato incentivi per 11 miliardi e 200 milioni, miliardi di euro, non di vecchie lire. Il totale dal 2001 al 2014 sono 75 miliardi di lire. Sapete dove l'hanno presi? Dalle nostre bollette.
Se vada, allora, questi sono 15 miliardi solo nel 2003, in più c'è una detassazione, non pagano l'IVA o la pagano al 4%, c'è tutto un discorso. Se voi andate a casa, prendete una bolletta e vedete la componente A3, questa è la componente A3 che sta all'interno degli oneri generali, gli oneri di sistema, perdonatemi, ognuno di noi, quindi ogni bolletta, anche se c'avete con fase di fase sono più bollette, pagate circa 200 euro l'anno mediamente che vanno a finire a questi signori, cioè questi li alimentiamo noi, questa è la realtà. E la realtà purtroppo è che più si alzano questi impianti, più noi paghiamo gli incentivi, più devono ricorrere ad alzare la componente A3. Noi siamo il paese europeo con il tasso più alto, il prezzo più alto di energia elettrica, quello rosso in alto, grazie a questi signori. Nel 2015 pagavamo 14% in più rispetto alla Germania, 30% rispetto al Regno Unito, 49% rispetto alla Spagna per le bollette cosiddette per le industrie. La Germania ha fatto fare un'indagine, ha detto che assolutamente il mondo degli incentivi lo deve abbandonare perché non ha dato frutti. Questo è dell'altro giorno, viene anche dall'America. Rinnovabili, sussidi che vanno a essere eliminati. C'è un decurtamento rispetto agli incentivi alla produzione di energia elettrica, c'è un incremento rispetto a quelli per la produzione di biocarburanti. Ecco perché tutti ormai passano dalla produzione di energia elettrica alla produzione di biometano. Portato in termini, allora il biometano può essere immesso in rete oppure utilizzato nei trasporti oppure bruciato in alcune centrali scelte dal gestore. Che cosa vado avanti, scusatemi perché vedo che la sto prendendo troppo alla lunga. Che cosa significa? Che noi paghiamo a questi signori, prima pagavamo circa 280, ridotte pagavamo 220-230 euro a megawatt. Se noi lo rapportiamo, c'è tutta una serie di calcoli da fare perché parliamo di normal metri cubi, standard metri cubi, joule, tradotto in soldoni è come se gli pagassimo 112 euro a megawattora, mentre prima gliene davamo 280 in dose scelse. È chiaro che si buttano come pesci, insomma, si buttano, e quindi gli incentivi hanno drogato il mercato. Questa è la realtà. Scusami Giancarlo. Finisco con una semplice proposta e vi chiedo scusa veramente. Siamo quelli che dicono anche no a tutto questo, ma con una proposta che è quella del compostaggio di comunità. Per curare tutto questo mondo noi riteniamo che progetti già fatti con impianti di piccola taglia aerobici, questa è la massima pezzatura di 700 tonnellate, si può chiudere il ciclo dei rifiuti nei comuni. Ma non solo nei comuni piccoli, perché sbaglia qualcuno quando dice ma io ho 14, 15, 20, 50 mila. Sono stati fatti, queste sono tipologie di macchine, sono stati fatti degli studi, ho fatto degli studi ad hoc per tutta una serie di comuni, anche con centinaia di migliaia di abitanti, perché è un discorso da ripetere, no? Nel senso che 100.000 io lo divido per 10. 200.000 lo divido per 20, ho la possibilità di realizzare impianti di questo tipo e chiudere. Cerveteri è stato fatto un progetto, Colleferro un'ipotesi progettuale lo stesso, Aprilia idem, area metropolitana, scusate, Napoli è stato fatto un'ipotesi progettuale perché aveva le isole ecologiche da 10.000 abitanti. Quindi su quelle isole ecologiche ci andava bene un impianto di questo tipo. Significava per Napoli sottrarre 76.200 tonnellate. Artena, io ho iniziato a fare un'ipotesi che dopo regalerò ai ragazzi
del comitato, che tiene conto di tutta questa serie di cose, che mi porta a dire, senza conoscere ancora tutti i dati del vostro comune, per carità, che avete un pro capite di circa 510 kg di raccolta di rifiuto urbano. Il pro capite differenziato non esiste, perché con l'8% non è sull'ISPRA, non appare. L'umido così varia tra i 50 e i 70, tenendo conto di quello che può essere la vostra realtà, che ripete un po' quello, lo schema di Velletri, dove c'è un piccolo centro urbano e tanta campagna, si può fare benissimo il compostaggio familiare. Quindi alla fine vi trovereste a gestire qualche fesseria che va tra le 500 e le 700 tonnellate all'anno. Chiudereste il ciclo dei rifiuti qui. E quando i cittadini si fanno il compostaggio familiare, la legge prevede che ci sia un abbattimento che va intorno al 30% della tassa dei rifiuti. I cittadini risponderebbero di sì. Non sono scemi i cittadini quando non si chiamano a fare queste cose. Chiamateli, vedrete che vi risponderanno. Ci sono due ipotesi così puntate là, perché non mi hanno saputo dire qual è l'isola ecologica, sembra che sia in corso di definizione, quantomeno questo che mi dicono. Quindi scusate se sono stato troppo lungo, ribadisco questo concetto che contro la stupidità neanche gli dèi possono nulla. Grazie. Prima di passare la parola ad Aldo per proseguire l'incontro, vorrei fare con voi una cosa. Prima di cominciare questo incontro ho detto che non c'erano le sedie, ma questa è una battaglia, una lotta, e quindi in una battaglia e una lotta si deve anche accettare di stare in piedi. Noi ci teniamo tantissimo a ricordare un uomo che questa battaglia e questa lotta l'ha combattuta fino all'ultimo e ne ha pagato le estreme conseguenze. 5 anni fa, esattamente a quest'ora, con 9 colpi di pistola moriva Angelo Vassallo. Era il sindaco di una piccola comunità, la comunità di Pollica. Noi l'abbiamo ricordato in un incontro con il fratello Dario. Quello che è stato l'insegnamento di questa persona è che veramente la battaglia per l'ambiente è una battaglia per la sopravvivenza. E una battaglia per la sopravvivenza deve essere portata fino anche alle sue estreme conseguenze. Lui lo ha fatto, ne ha pagato direttamente le conseguenze, non è ancora chiara la dinamica della sua morte, quello che è chiaro è che è morto. E quello che è chiaro era che fosse un sindaco molto impegnato in questo ambito. Quindi quello che vorremmo noi, insieme ad altre centinaia di migliaia di persone in Italia, è ricordarlo con un minuto di silenzio, proprio nell'ora e nel giorno della sua morte. Adesso possiamo proseguire con la nostra battaglia. L'unica cosa che, prima di passare la parola al professor Aldo Crofro, che dopo ci sarà la possibilità per ognuno insomma, vediamo un attimo come fare, ma insomma di porre delle domande, dei quesiti, e chi vuole può, diciamo, segnare il proprio invito, perché il proprio richiesta di fare l'intervento a Francesca.